Sai un po' usare Blender, ma ti trovi più a tuo agio con la modellazione tradizionale e non conosci gli strumenti di sculpting? Oppure hai già realizzato qualche personaggio 3D, ma non hai ancora tanta sicurezza con le forme dell'anatomia umana? Sono Luca Malisan, da anni disegnatore ed illustratore oltre che 3D artist, e ho disegnato migliaia di figure accumulando una certa esperienza con tanti elementi di diverse anatomie. Ho creato questo corso distillando le informazioni più importanti per la scultura di un personaggio umano, concentrandomi sugli elementi essenziali, senza tecnicismi e con un linguaggio adatto a tutti. Troverai due sezioni ben distinte, una tecnica in cui passeremo in rassegna tutti gli strumenti di Blender per lo sculpting ed una artistica in cui scopriremo le forme della figura umana, come leggerle, come semplificarle e poi dettagliarle. Le lezioni di anatomia in realtà sono valide per qualsiasi strumento, non solo per Blender, possono essere concretizzate anche con altri software e sono in realtà utili anche per disegnatori ed illustratori. Partiremo dal prendere dimestichezza con gli strumenti, grazie ad esercizi base, per poi abbozzare la nostra figura imparando le forme e le proporzioni più grandi ed importanti. Poi ogni parte del corpo verrà approfondita con una particolare attenzione alle forme del volto. Per rendere il viaggio più interessante non ci limiteremo ad una figura umana simmetrica, ma la arricchiremo di alcuni elementi di design fantasy e di abbigliamento. Questo mi permetterà di condividere tecniche di vario tipo che ho appreso nel tempo e ti permetterà di applicarti sui fondamenti dell'anatomia senza l'ansia da prestazione di una riproduzione perfettamente realistica. Il risultato sarà una statua digitale ad alta densità che è il punto di partenza per la creazione di personaggi digitali, oppure può essere stampata in 3D. Ma soprattutto avrai imparato i fondamentali che ti permetteranno di proseguire in autonomia con qualsiasi altra tua idea futura. Il corso è realizzato in collaborazione con l'Associazione Blender Italia. Sarà a disposizione dei soci sul portale blender.it, ma anche acquistabile da chi non è socio. I video sono brevi e tematici, in modo da essere facilmente ritrovati e consultati in futuro, e insieme ai video troverai anche i file di Blender realizzati durante i vari passi. I fondamenti dell'anatomia sono basilari per qualsiasi artista e applicarsi in una scultura è il miglior modo per apprenderli e consolidarli.